questa è una storia un po' anche pesantina, perché dovete sapere che non volevo fare quest'albero perché era un ulivo. Il gallerista di Parigi mi ha sollecitato diverse volte dicendo: guarda che è una persona interessante, no? E ti spedisco i progetti. Arrivati i progetti l'ho accantonati. Un giorno passa Giovanni Faustini, giornalista Giovanni Faustini, e parlando così ho detto: guarda qui, ha fatto un salto dalla sedia. E ho detto: no, questo bisogna farlo. Vado, ti porto in Grecia, ti porto in Puglia, ma questo olivo si deve fare. Allora ho capito un po' l'importanza del lavoro e mi sono messo all'opera e siamo arrivati in America, non sapendo cos'era l'America né la Francia. Non mi piaceva di più fare un melo o fare un albero di pero. I cavoli, le zucchine per esempio, no? Ma l'olivo no, adesso è la pianta che mi piace molto di più, perché veramente dà degli interessi a vederla, la sofferenza di questa pianta, come cresce, le spaccature, le nodi che ci sono dentro. È una pianta sofferta molto e ti dà anche interesse nel costruirla.